In qualità di specializzando del primo anno vi posso raccontare di quello che è un periodo molto delicato, cioè il passaggio da medico neolaureato a specializzando in formazione. Qui sarà possibile essere introdotti a quelli che sono i percorsi clinico e diagnostico e terapeutici che ogni giorno lo specializzando deve affrontare all'interno del reparto attraverso un periodo di affiancamento della durata di 6 mesi. 2 mesi con uno specializzando esperto all'interno del reparto di chirurgia d'urgenza, 2 mesi all'interno del reparto della chirurgia elettiva e infine 2 mesi all'interno del pronto soccorso. Sarà possibile anche effettuare 15 giorni di affiancamento con una ferrista esperta all'interno delle nostre sale operatorie. Tutto questo avverrà all'interno dell'ospedale San Gerardo di Monza. La scuola di specialità di chirurgia generale ha una durata di 5 anni. Dopo il primo percorso del primo anno prevede una tornazione semestrale all'interno delle diverse unità operative che sono presenti sia al San Gerardo di Monza, che è la sede principale, sia all'interno delle diverse strutture ospedaliere che sono comprese all'interno della rete formativa. Questo permette allo specializzando di frequentare diversi ambiti, di approfondire ad esempio la chirurgia epatobiliare, colorettale e quindi di approfondire anche determinati aspetti. Questi aspetti possono essere implementati ulteriormente grazie alla possibilità della nostra scuola di eseguire dei tailor track, cioè dei periodi mirati in centri di riferimento nazionale e internazionale nell'ambito della chirurgia che più asseconda le preferenze degli specializzandi. Io, come specializzanda più anziana e più esperta, ho già terminato il mio percorso, ho scelto la chirurgia epatobiliare e mi è sempre stata data la possibilità di seguire i miei interessi sia dal punto di vista clinico-chirurgico che dal punto di vista scientifico, permettendo anche la partecipazione a congressi e ad eventi di taglio più scientifico che vanno ad implementare l'esperienza clinica del medico in formazione specialistica. Inoltre mi è stata anche offerta la possibilità di essere assunta all'interno dell'ospedale San Gerardo prima ancora di terminare il mio percorso come riconoscimento per l'impegno profuso durante la mia specializzazione.